Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo quasi arrivati ad Halloween, siamo un po' nella spooky season e quindi ho pensato di fare un bel video in cui vi farò vedere un make-up abbastanza semplice che ho fatto per tantissimo tempo il giorno di Halloween, in cui magari non avevo un travestimento particolare ma volevo essere un po' appunto spooky. E quindi oggi vi farò vedere un trucco, un tutorial che se vorrete replicare sicuramente farete la vostra bella figura ad Halloween. Ho già fatto la base, non lo so, ma diciamo che ci ho un po' dato dentro con il contouring, soprattutto al naso. Mi sento tipo un po' Michael Jackson con sto naso così, però dai, è un trucco importante, quindi ci sta che anche la base lo sia. Comunque ragazzi, non vedo l'ora di farvi vedere appunto questo tutorial halloweenesco, ma prima di iniziare vi invito tutti ad iscrivervi al canale, come sempre, mi raccomando. Se vi va lasciate like e commentate, e niente, come vi dico in ogni video, se avete un video in particolare, qualcosa che vorreste che io provassi, fatemelo sapere e i vostri desideri verranno esauditi, forse. Io direi che questa intro la possiamo finire qua, la facciamo durare poco, che è meglio, e possiamo andare con il tutorial di Halloween. Allora, eccoci qua, postazione make-up, abbiamo cambiato un po' il set. Ho fatto una base, come già vi dicevo prima, bella importante. Tiriamo indietro i capelli, sembrerò pelata, ma ragazzi scusate, oggi sono veramente terribile, ho i capelli osceni, non c'è modo di renderli migliori. Voglio concentrarmi particolarmente sugli occhi e sulla bocca. Questo trucco sarà un po' tema ragno, comunque spooky, non ha un tema in particolare, appunto perché volevo fosse un trucco un po' per tutto, un po' per una festa tranquilla, un po' per una festa in maschera. Comunque secondo me è abbastanza evergreen come look, quindi io direi che partiamo facendo gli occhi. E gli occhi io davvero ragazzi li terrei molto naturali, perché poi andremo a fare qualcosa di particolare, diciamo, sopra l'occhio. Quindi farei un semplice smokey eye sui toni del marrone e oro, che poi può essere cambiato in base anche ai colori magari che avete nei vestiti, negli accessori. Io in questo caso lo farò oro marroncino perché voglio riportare appunto questo tema anche sulle labbra. Quindi io andrei con un bel marrone aranciato, sapete che io adoro, e facciamo, ma molto velocemente, questo non è la parte importante del make-up, un bello smoky semplicissimo, non deve essere perfetto perché tanto verrà coperto, spoiler. E niente ragazzi, questa spooky season, dovete sapere che io non sono una grande amante, non di Halloween, Halloween mi piace molto, ma io odio un po' l'autunno, la fine dell'estate, perché per me l'estate è la stagione top, che se ne dica. Quest'anno mi sembra di vedere solo persone a cui piace l'autunno, non so se è un trend dell'anno, ma boh, vabbè, io rimango dalla mia sponda. Comunque dicevo, io odio l'autunno, ma non per questo odio Halloween, anzi per me ogni occasione buona per festeggiare. Quindi volevo portare appunto un po' di Halloween anche sul canale, per questo sto facendo questo look. Direi che vado a scurirlo leggermente con un marrone un po' più freddo, così andiamo un po' a bilanciare tutta la situazione, che forse effettivamente è un po' troppo calda. Comunque la palpebra, mi raccomando, non deve essere troppo scura, perché poi andremo a disegnarci sopra, zan zan zan, una bella ragnatela. Adesso vado a mettere qui al centro un colorino sull'oro, direi, su tutta la palpebra mobile, quindi un poco di oro, molto molto semplice. Non voglio starmi a soffermare su questo look occhi, che è molto superfluo, che in realtà si potrebbe fare tranquillamente senza niente sotto, ma insomma rendiamolo un po' più spicy. Vado a mettere al centro un po' di colore illuminante che mi fa volare via, ragazzi. Andiamo a fare anche la palpebra inferiore, perché poi di ombretti, direi, sfumature, finito. Prendo sempre il marrone un po' più scuro e lo vado a mettere qua. E poi ovviamente lo andiamo a sfumare con un marrone un po' più chiaro. Possiamo proprio sbizzarrirci, se il vostro costume o outfit è rosa potete fare un make up rosa, arancione arancione e via andando. Questo appunto è soltanto una base. E adesso
arriviamo alla parte spicy. Andremo a disegnare su tutto l'occhio una bellissima ragnatela, che poi andremo a portare anche sotto per renderlo un po' più dramatic. Allora, io direi che dobbiamo iniziare tracciando due righe d'eyeliner, una superiore e una inferiore, belle importanti perché la nostra ragnatela deve essere grande, se no non si vede niente. Così, grande così la voglio la mia ragnatela. Speriamo che oggi, rispetto all'ultima volta che ho fatto un video in cui mi mettevo l'eyeliner, vada meglio, perché l'ultima volta, vi ricordo ragazzi, con quell'eyeliner rosa sono impazzita. Vado a fare una bella riga d'eyeliner, quindi, che non deve essere ovviamente nemmeno troppo grossa, cioè poi in realtà io dico, ma si può fare un po' come vogliamo, è molto freestyle. Se però fate la linea d'eyeliner troppo grossa, ovviamente si vedrà un po' meno la nostra ragnatela. La linea d'eyeliner sorprendentemente è venuta non male, non chiedetemi come e perché. E adesso andiamo a tracciarla ovviamente anche nella codina interna per allungare l'occhio. Direi che possiamo proprio spingerci oltre, è un trucco di Halloween, sarà un trucco extra ovviamente. Come vedete la faccio molto sottile, attaccata all'occhio. E adesso, zan zan, facciamo una codina che va anche in giù, però un po' più corta, non lunghissima, così, semplice. E adesso che ho fatto la codina sotto, vado a unirla con la codina davanti. Ed eccoci arrivati alla fine. Scusate se non sono troppo loquace mentre metto l'eyeliner, ma purtroppo, cioè, per me è tipo un intervento chirurgico. Bene, dopo che siamo arrivati a questo risultato, che in cui sembriamo Cleopatra, possiamo iniziare a fare la nostra ragnatela. Decidiamo quante stringhe, tra virgolette, avrà la nostra ragnatela, e io direi che parto dall'interno. Decido che la prima parte della mia ragnatela inizierò da qui, quindi traccio una linea che si ricongiunga al mio eyeliner. Seconda linea. Tutto prenderà senso quando inizieremo a fare il resto della ragnatela. Trust the process, ragazzi. Terza linea. E come vedete le faccio tutte un po' in obliquo, perché comunque l'ultimo collegamento della nostra ragnatela sarà appunto l'eyeliner. Questa è la terza linea. Direi che possiamo tracciare la quarta e ultima linea. Dopo che abbiamo fatto la nostra bella raggiera, ovviamente l'ultima linea mi è venuta oscena, però comunque tranquilli, perché anche se non sono esattamente perfette, adesso andremo a sistemarle pian piano con appunto la ragnatela. Ok, adesso dobbiamo appunto congiungere tutti i fili della ragnatela. Partiamo dalla prima punta e congiungiamo facendo una linea un po' concava. Ho fatto l'estremità della ragnatela, adesso andiamo a fare sempre più concave, sempre più conche, finché non diventerà la nostra bella ragnatela. Ecco qua una delle righe che abbiamo fatto di ragnatela. Ora finisco le altre righe, sperando di non metterci 100 anni, e torno. 10 years later. Eccoci qua con la ragnatela terminata. Secondo me è molto carina. Ora, io andrei a fare la stessa cosa anche sotto, però ovviamente in piccolo. Andiamo a tracciare un'altra codina, che come vedete questa codina è un po' più corta di quella dopo, e la terza la faccio ancora più corta, ok? La quarta ancora più piccola, sempre obliqua e un po' che va in giù. Ora facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto su, quindi andiamo a collegare sempre con la nostra conca le prime due codine e facciamo così per tutte. Carino, carino molto.
mi piace molto, è comunque molto semplice ma d'effetto. Ovviamente adesso vado a fare altre 2-3 conchette, se no non sembra neanche una ragnatela, ed ecco qua anche la nostra ragnatela sotto. Io ragazzi adoro, mi piace tantissimo. Per rendere il trucco un po' più spicy e appunto non lasciare tutto il focus per forza nell'occhio, vado a tracciare una linea che faccio arrivare fino allo zigomo, il più dritto possibile, poi ovviamente mi rendo conto non sia proprio facilissimo, e vado a disegnare un ragnetto molto stilizzato, ovviamente, perché qua non siamo degli artisti. Eccoci qua con il ragnetto. Adesso vado a fare la stessa cosa nell'altro occhio e ci vediamo prestissimo. Eccoci qua dopo 18 anni. Ho fatto anche un altro ragnetto, non guardate la riga spessa così, ma sono diventata pazza per farlo, non so, qua subito, qua dopo 3 anni era ancora storta sta linea. Comunque molto carino, ma non è finita qui, perché andremo a inserire all'interno della nostra ragnatela dei bellissimi brillantini. Quindi non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a prendere la nostra colla per i glitter e andiamo a riempire, picchiettando e senza prendere l'eyeliner, la nostra ragnatela. Non tante, perché non è che dobbiamo metterci 8 kg di brillanti. Giusto per dare quel tocco in più, prendiamo dei brillantini traslucidi. Io prendo questi di NYX che abbiamo già provati insieme. Traslucidi in che senso? Traslucidi nel senso che non lasciano colore, cioè questi qui sono semplicemente brillanti, abbastanza trasparenti, e li vado a mettere qua. Non esagero, ovviamente. Non mi sta dispiacendo per niente questo trucco, vi dico la verità. A voi Halloween piace? Vi piace Halloween? A me molto, soprattutto perché appunto ci si può conciare in queste maniere pazze. Fatemi sapere nei commenti appunto se Halloween vi piace, se non vi piace, qual è la vostra festività preferita. Fatemi sapere. Bene, io direi che il brillantino lo lascio soltanto sopra. Mi piace molto, soprattutto perché ha dato un po' di dinamicità al look, perché infatti vedete da questa parte è molto più matte, molto più semplice. Se preferite dei look matte potete lasciare la ragnatela tranquillamente così com'è, che è bellissima lo stesso. Termino l'altro occhio di brillanti e andiamo a fare le labbra. Allora ragazzi, ho messo il mascara, vi dico, avrei messo anche un paio di ciglia finte. Il problema qual è? Che a mettere ciglia finte ovviamente si va a perdere molto il disegno che abbiamo fatto, quindi io preferisco rimanere naturale con le mie povere e misere ciglia. Ma se volete le ciglia finte, io opterei più su un modello molto naturale, non sicuramente quei ciglioni così, perché allora tutto il nostro lavoro della ragnatela è stato vano. Ora che mi viene in mente, al ragnetto che è molto in 2D così, aggiungerei qualche dettaglio in bianco, ad esempio un lucettino qui per dargli dimensione. Ora andiamo a fare il rossetto. Io opterei per delle labbra nere. Non ho un rossetto nero, una tinta nera, perché mi sembra uno spreco comprarla, perché la utilizzerei solo in questa occasione, ovvero Halloween. Quindi non ci perdiamo d'animo comunque e usiamo una matita occhi e vado a contornare. Faccio un po' anche un overlay, intanto è nero. Chi se ne frega. Ok, overlips fatto. Mi sento già una bella stretta. Adesso, per rendere tutto un po' più spaventoso, vado a tracciare una linetta qua. Una linetta qua. Vado a congiungere con il labbro superiore e che vado a congiungere con il labbro inferiore. Ed ecco a voi che si crea un po' un sorriso maligno. E adesso vado a riempire tutto. Ed ecco qua delle labbra spaventose. Mi piace molto, è un po' tipo Joker questa cosa qua.
mi piace davvero un sacco. Ora, vi ricordate all'inizio del video quando vi dicevo che volevo fare gli occhi con delle nuance che avrei riutilizzato sulle labbra? Ecco, se avete visto il mio decluttering, vi ricorderete di questa tinta pazzissima che comprai da NYX, non so per quale motivo. Quindi ho pensato che sarebbe un'ottima cosa, secondo me, usarla per Halloween. È super metallizzata, oro, e adesso vado a prenderle un po' con il dito e la picchietto, perché se andassi direttamente con lo scovolino sarebbe troppo intenso e il nero si perderebbe un po'. Ovviamente vado solo sull'interno ed ecco qua un po' di luminosità. Io quasi quasi andrei anche con un po' di matita nera sotto agli occhi, così per rendere il tutto un po' più intenso, anche se non mi dispiace nemmeno senza matita nera. Eccoci qua. Con il make-up finito, questo era il make-up halloweenesco, che come potete vedere è molto versatile. Si può usare per una serata un po' più glamour, in maschera, a una festa in discoteca, cioè è molto semplice, molto d'effetto anche secondo me. Spero che il make-up vi sia piaciuto, vi lascio un close-up. Detto questo, se il video vi è piaciuto mettete like, spero che questo make-up possa esservi d'aiuto per la serata di Halloween, che qualcuno di voi provi a replicarlo. Io mi sono divertita tantissimo a farlo insieme a voi, ditemi che ne pensate, lasciate like e commentate come sempre se il video vi è piaciuto. Io vi aspetto nel prossimo video come sempre e vi mando un bacione. Ciao!